Salve, care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Santen Chan che vi saluta e che mi sto riuscendo a filmare con il tablet Eurocase EUTB 710 MDQ perché MDQ perché sono riuscito a scaricare da internet un programma che installa nella micro SD la ROM, non mi ricordo come si chiama, e poi sono riuscito a trovare la ROM di questo tablet. Che non è un tablet di marca, è un tablet economico. Allora ho detto ritorno a fare video con questo tablet perché anche se è un cesso di tablet almeno viene in 16 a 9 il film e viene leggero. Quindi per rimanere in contatto con voi e per provare come vengono i video con il tablet, perché ne ho fatti 2 o 3 nel passato, sono riuscito a reinstallare la ROM grazie a un programma che poi vi farò sapere in un altro video. Non ho filmato l'aggiustamento del tablet perché ne ho provate di tutti i colori e non pensavo che si potesse aggiustare. Mi dava unfortunately com.android.systemui has stopped. Poi a un certo punto si fermava nel robottino verde quando si accendeva. Mettendo la ROM nella micro SD, si è reinstallato il sistema del tablet e funziona. Certo, c'è sempre i problemi che la batteria quando si accende non supera gli 80 e che poi scende bruscamente ai 20, anche se rimane al 20% per più di mezz'ora, quindi non so cosa ci abbia. È un tablet economico, però vi volevo dire che ho fatto almeno 4 video ultimamente parlando di attualità e io non so sulla base di quale criterio. Ma YouTube considera che non si possono monetizzare i video nei quali si parla di informazione di attualità. Forse perché non è materiale di uno, o forse perché è materiale sensibile. Disgraziatamente, ultimamente non è colpa mia se sono successi tanti attentati. Lo sgozzamento del prete e tanti attentati in Germania e in Francia. Quindi magari ascoltando un detettore automatico queste parole che sto dicendo, magari demonetizzano anche questo video. Però è così. Io ho fatto dei video perché mi sentivo di fare dei video sugli argomenti che più chiamavano la mia attenzione. D'altra parte, se io mi metto a parlare di intrallazzi vari, mi ascoltano dalle 10 alle 100 volte. Se parlo di cronaca, non so perché, ma mi ascoltano dalle 1000 alle 8000 volte. C'ho un video sull'attentato a Parigi che l'hanno visto quasi 9000 volte. Non che io mi diverta a fare su determinati argomenti, ma quando c'è qualche tema che chiama la mia attenzione, io lo voglio commentare. Adesso dicevo, per riprendere la mano col tablet, visto che a reggerlo è troppo pesante, sono riuscito a creargli un supporto che è arrangiato. C'è un contenitore di plastico dato rovesciato, 2 scatole di legno foderate in seta che sono delle sfere di Feng Shui, dei massaggi cinesi, le palle cinesi, e
una davanti e una dietro queste scatole, c'è il tablet nel mezzo. Quindi niente che dire. Amleta Blom è da molto che non l'ascolto. Vorrei comunicarmi con lei perché abbiamo parlato molto nel passato. Poi purtroppo ha avuto dei seri problemi e io vorrei sapere, a distanza di qualche anno già, come è andata a finire. Spero bene. Poi saluto a Pietro Trevisan. Credo che si chiami così, Pietro Trevisan. Anche con lui abbiamo parlato molto nel passato, fa dei video interessanti. E poi vabbè, tutti quelli che hanno commentato i miei video ultimamente, che sono tante tante persone. Io non so se mi allontano, magari mi filma di più o esco fuori dall'obiettivo, perché dovrò trovargli un cartone alto a questa. Tanto ho visto come farla stare in piedi. Come fare stare in piedi questo tablet? Speriamo che anche l'audio sia buono. E quindi niente, viviamo in un'Italia assurda, in un'Italia dove chi decide come fare la Costituzione e come rifarla, perché rifarla, sono i gruppi economici. Io voglio dire a tutte quelle persone che tanto parlano di complotti e di misfatti, ecco, questo può essere il tema del giorno: i complotti e le trame occulte e segrete. Che disgraziatamente non c'è nella democrazia nessun complotto, nessuna cosa occulta. E che da una parte i politici non sono trasparenti, non sono sinceri, non dicono tutto, ma dall'altra anche noi cittadini non ci organizziamo per sapere. Quelle poche persone, quei pochi giornalisti che raccolgono informazione e la ridistribuiscono, non è che si incontrano un mare di lettori che poi partecipano e diventano attivisti perché determinate norme e regole i politici non le varino. Non è che diventano delle persone che vanno a leggere i decreti legge, a che servono e come. Quanti di voi hanno letto la vecchia Costituzione? Nessuno. Benigni l'ha recitata in pubblico, ma voglio dire, uno studio attento e non spettacolare sulla Costituzione, chi mai lo fa? Io da piccolo ho cercato di leggere L'avvocato nel cassetto, che era un libro che avevano i miei genitori comprato negli anni 60 o 70. E non ci ho capito una mazza, e quindi credo che neanche nessuno di voi leggerebbe L'avvocato nel cassetto o qualsiasi libro sulla giustizia. Figuriamoci se uno legge la Costituzione o i cambi costituzionali che si vogliono dare. Quindi non ci sono influenze occulte, ci sono delle verità occulte esposte all'evidenza di tutti. Sono verità occulte perché le nascondono magari in testi che sono complicati da leggersi, però all'evidenza di tutti, perché chiunque può andare a consultare questi piani geopolitici, economici, politici che hanno i vari dirigenti. Non sono tenute all'oscuro della gente queste cose, anzi. Te le fanno passare per altre cose, te le fanno passare per altre cose perché contano sul fatto che tu non sei istruito, che tu non c'hai una cultura, che tu credi a tutto quello che dicono i media, che tu sei un pecorone, che raccogli tutto quello che ti danno, che il problema sia conservare la Costituzione o rinnovarla. Quando invece si vuole approvare una costituzione di orientamento totalmente differente e non si sa neanche quale sia la differenza con la vecchia Costituzione. La maggior parte delle persone non lo sanno. Quindi la gente vota emozionalmente, sì, no,
mi piace, non mi piace l'idea di cambiare, l'idea di rinnovamento, ma non ti dicono tutto quello che vogliono cambiare per poi poter progressivamente attuare delle riforme che nella riforma della Costituzione di per sé non ci sono, perché una volta che cambi determinati punti della Costituzione, puoi cambiare norme del diritto civile, del diritto penale, eccetera. Quindi la riforma della Costituzione di per sé non è quello che può importare, perché la riforma della Costituzione può essere un cavallino di Troia dal quale usciranno altre riforme, magari più importanti per i gruppi economici, per i gruppi concentrati di dominio economico. Quindi, come dire, la riforma della Costituzione da chi è voluta? E io qui, mi soffermo su un video che ho fatto anni fa. Chi governa l'Italia? Era il titolo di quel video. Non l'hanno visto in molti, si vede che a non molti gliene frega chi governa l'Italia. Io non credo che i politici che noi da sempre vediamo scendere in campo siano quelli che veramente governeranno il paese, ma ci sono dei gruppi concentrati di potere economico, politico, industriale che veramente governano l'Italia. Si pensi a tutti i vari scandali del Banco Ambrosoli, dello IOR. Ogni volta che si fa un raduno di comunione e liberazione, sembra un meeting di industriali, è uno stand di industriali. In confronto Expo 2015, 2016, 2015, no? Expo 2015 o 2016, vabbè, me lo sono pure scordato. Penso che era 2015. Ha raccolto meno prodotti industriali di quelli che raccolgono gli Expo di Comunione e Liberazione. Che poi sembra che già non si fanno più i meeting o gli standing dell'unità, e anche gli ex comunisti vanno a fare i meeting con Comunione e Liberazione e con gli ultraclericali, gli ultrademocristiani. Magari gente di Cassa Pound, perché tutti si mischiano. Nella nostra politica italiana non c'è una ideologia precisa. Le ideologie servono per arrivare a poter avere una forza contrattuale nella politica. Poi però si mettono tutti d'accordo fra di loro, come in Tangentopoli, che mangiavano tutti. Come adesso, PD, PDL, tutti con le tangenti in tasca. Anche Rifondazione Comunista, perché il Partito Comunista Occhetto l'ha sciolto facendo la quercia, poi è arrivato l'Ulivo, la Margherita, il Girasole. Già Bettino Craxi aveva riformato il Partito Socialista Italiano, gli ha tolto il simbolo del Partito Comunista e del comunismo e gli ha messo il garofano. I comunisti si erano incazzati, poi è caduto il muro di Berlino e loro hanno dovuto anche cambiare simbolo. Però volevo dire, è stato tutto magna magna. Adesso a fare politica fra tangenti e cambi costituzionali ci ritrovi ex Missini, ex, mi ha mandato un messaggio. Il tablet che già ha scaricato la batteria, sono riuscito a recuperarlo, però la durata della batteria non è molto largo, quindi finisco qua il video perché me lo chiede il tablet. Tutti si rinciucciano insieme in Italia e questa Costituzione in Italia chi la vuole? La vogliono cambiare trasversalmente.
Così come gli interessi sono trasversali fra i poteri occulti e forti italiani, i Rothschild, i Bilderberg, la Commissione Trilaterale, i Rockefeller, Trump. Veramente, io direi di votare no. Comunque adesso taglio il video perché il tablet è rimasto senza carica. È un tablet di merda economico. E quindi vi ringrazio a tutti e a tutti voi di seguirmi. Non voglio che si spenga il tablet, però vi devo lasciare perché sta a meno del 10%. Allora, grazie di seguirmi, vediamo che video è venuto. E come lo titolerò? Chi sta dietro il cambio della Costituzione? O un altro videomessaggio di Sant'Enchan? Forse chi sta dietro la Costituzione. Arrivederci, ciao! Comunque è stato un video di prova questo, eh? Ciao!